Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo insieme questo video. Facciamo queste ciriole con lievito madre. Seguitemi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, rifaccio questo video delle ciriole che mi è stato richiesto da Maria Grazia perché ho tolto quello vecchio. Allora, Maria Grazia, lo farò simile a quello che ho tolto, però questa volta l'impasto è con la planetaria, ma tranquillamente tu lo puoi eseguire a mano, no? Tanto come mi dici l'hai fatto tantissime volte, quindi ti ricordi bene o male tutto. E metto in autolisi la farina, ho messo 600 grammi in tutto, 500 di semola e 100 di zero. Però volendo, se volete, potete mettere anche soltanto la semola senza problema o aumentare la dose della zero. Allora, l'acqua per adesso non ho messa, ne ho pesato, no, sì, la peso l'acqua, io la peso perché così vado sul sicuro. 380 grammi, però poi valutiamo se ne serve ancora. Quindi ne ho usata più della metà per mettere in autolisi. Tengo mezz'ora in autolisi le farine, dopodiché ci spezzetto la pasta madre, vedete, la faccio a pezzettini e la metto dentro. Ah, scusate, ho detto la peso, ma non perché ml grammi sono uguali per l'acqua, è soltanto perché alcuni contenitori magari possono falsare un pochino la misura. Ok, adesso vado in planetaria, o se volete tranquillamente a mano, impastate in una ciotola, andate avanti a mano. Io qui finisco di mettere l'acqua piano piano, metto un po', giro prima piano, poi dopo aumento. L'acqua, vedete, la sto mettendo pianino e continuo a girare. Allora, sì, delle volte mi capita di togliere dei video vecchiotti anche perché la registrazione è pessima, tipo quelli di 3-4 anni fa, magari si sentono male, oppure ho seguito male la ricetta, succede, eh. Aggiungo il sale a questo punto, messa l'acqua, aggiungo anche il sale e continuo a girare. Però mi capitano, ecco, delle iscritte che si lamentano perché l'ho tolti, però ecco, cerco sempre di rifarli, ecco, come questo lo sto rifacendo. Però Maria Grazia, se vuoi nel canale trovi altri video di panini, panini, ciabattine e poi la forma della ciriola, certo queste sono proprio ciriole, diciamo, sono un po' diverse. Ok, continuo a girare, però siccome vedo l'impasto leggermente, questo vedete, potete valutarlo anche voi, leggermente duretto, non morbidissimo, ho aggiunto ancora 10 grammi di acqua, quindi alla fine ne ho messi 3,90. Imparate anche voi a valutare l'idratazione, perché non è che se guardate una ricetta dovete necessariamente farla alla lettera, magari se cambiate farina sapete che la farina assorbe più o meno anche diversamente. Allora, ho versato sul piano di lavoro, adesso ci do così un'impastata così a mano. Questo perché sto rispettando un pochino la ricetta che ho tolto. Dove avevo fatto l'impasto sinceramente a mano e poi l'ho lavorato un pochino sul piano di lavoro. Faccio anche un giro di pieghe, soltanto un giro, però se avete fatto l'impasto a mano magari fate due giri con 30 minuti di riposo tra l'una e l'altra. Io qui ho fatto soltanto un giro e metto direttamente l'impasto nella ciotola che avete visto prima, che ho oliato. Arrotondo un pochino e la lascio lievitare 4-5 ore, anche 6 se è inverno,
valutiamolo dalla crescita. Ok. Ed ecco qua, l'impasto è lievitato, come vedete è cresciuto, ha quantomeno raddoppiato il suo volume. Quindi ora vado a versare, lo verso sulla pietra. Oh, ragazzi, avrete notato sicuramente che dal piano di lavoro in acciaio sono passata la pietra, mio marito mi ha creato questo angolino e quindi ci abbiamo messo la pietra che è simile a un'altra che ho vicino ai fornelli e devo dire che mi trovo molto bene, però ogni tanto poi tiro fuori anche il piano d'acciaio. Allora, ho allargato l'impasto, come avete visto, e diviso a metà. Adesso vediamo di che misura li possiamo fare questi panini. Intanto divido così a metà ad occhio. E ancora, quindi ce ne vengono 4 ogni striscia, vediamo. Beh, pesano 120-130 grammi all'incirca, quindi cerco di aggiustare, ma vado anche ad occhio, anche se ne viene uno più piccolo, uno più grande, non importa. Altrimenti devo togliere un pezzettino e attaccarlo, vedete così. Però non fa niente, insomma, anche ad occhio potete farlo, eh. Eccoci qua. Quindi adesso procedo per fare queste cirioline, adesso vi faccio vedere come, perché bisogna arrotondarle, farle venire ai lati un pochino a punta. Quindi io allargo un pochino e poi piego, arrotolo così in questo modo, potete anche solo arrotolare come volete. Io faccio così. E poi con le mani cerco di, ecco, di affinare l'estremità e al centro di farlo rimanere un pochino più gonfio. Adesso questo lo aggiusto un pochino, ok? E queste sono le cirioline, la forma delle cirioline. Continuo. Finisco di aggiustarle. Ok. Ecco qua. Vabbè, insomma, presa poco. Poi se le volete più grandi, naturalmente fate meno pezzi. Io l'ho diviso per 8. Volendo anche 6 ci vengono più grandine, oppure viceversa più piccole, come volete, questo è in base al vostro gusto. Ok. Ecco qua. Ci siamo. Ora queste vanno fatte naturalmente ancora lievitare. E le metto direttamente su una teglia con la carta forno sotto. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, ci ho messo un po' di semola e sopra ci metto un telo e lo metto dentro i panini, diciamo dividendo i panini, le ciriole, dividendo le ciriole, così non crescono, non si allargano troppo. Ed eccole qua, dopo diciamo 2 o 3 ore, ma questo valutatelo voi, dipende molto dalle temperature, come sapete. Il forno è già caldo a 250, 250 con uno spruzzo di vapore, poi abbasso subito a 240. E ho fatto un bel taglio centrale, vedete, e vado ad infornare. Quindi io lo spruzzo di vapore in automatico, come in forno mi parte il vapore. Altrimenti spruzzate con lo spruzzino, soltanto un paio di spruzzi vanno bene. Come si cominciano a colorire, da 2,50 io ho abbassato subito 2,40, 2,20, vedete sono venute anche troppo colorite, scusate, se vi piacciono più chiare abbassate il forno, diminuite la temperatura. Ci è voluto presso poco 40 minuti. Scottano, lo tirate fuori adesso, scottano, sono croccanti, vedete? Anche troppo forse, l'ho fatte cuocere troppo.
Regolatevi comunque con i vostri forni. Ok. Per il resto mi sembra che comunque sono venute bene, no? Spero che Maria Grazia sia soddisfatta di questo cambio di video. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Condividete il video, lasciate un like naturalmente. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!